Rieccoci, rieccoci in diretta. Ha parlato anche Lukaku. Fabrizio, sento la rabbia dentro, ha dichiarato Romelu Lukaku. Ho detto a Lautaro che dobbiamo fare di più e poi ha anche chiesto scusa ai tifosi. Dice: chiedo scusa per come sono andato via, devo parlare sul campo. Conte mi ha fatto crescere, mio fratello Jordan invece mi ha parlato bene di Inzaghi. E poi ha anche detto: forse qualcuno si è dimenticato chi è il vero Romelu Lukaku. Allora, io so come funzionano certe cose, no? Ci sono degli accordi per cui bisogna fare determinate interviste, è tutto abbastanza scalettato e normale. Dopodiché io sono sempre contrario alle chiacchiere pre, diciamo che parli il campo, no? Per me, nel momento in cui è successo quello che è successo, Lukaku è andato via, torna, eccetera, eccetera. Adesso meno si parla, meglio è nel suo caso. Poi so come funzionano le cose, avrà fatto questa cosa, ha detto delle cose veramente, secondo me, molto standard. Sono tornato per vincere, mi è spiaciuto andare via, chiedo scusa, tutte cose che mi aspettavo potesse dire. Mi interessa tutto relativamente. Io sono contento che sia tornato perché può dare una bella mano in chiave scudetto. Le parole ne ha dette tante sia l'anno scorso che durante la stagione. Che adesso io sono contento che sia tornato, mi interessa vedere cosa succede sul campo. Poi per me la scelta è stata corretta. Cioè, io l'anno scorso me la sono molto presa con Sì. Lukaku e credo che sia giusto che lui adesso voglia dimostrare sul campo, eccetera, eccetera. Dopodiché, tecnicamente, per me è la scelta giusta. Se devo scegliere tra lui e Dybala, io preferisco Lukaku, non perché Dybala non sia un grande calciatore, ma perché Lukaku l'ho visto giocare di fianco a Lautaro nel 3-5-2 e so quello che può dare. Le parole mi interessano relativamente, ma credo che anche a lui interessino relativamente. Queste cose si fanno perché vanno fatte anche per contratti, accordi, eccetera, Sì. eccetera. Voglio vederlo sabato. Ancora Lukaku dice: ho cercato subito di inserirmi a meno nella squadra, l'Inter gioca diversamente rispetto a quando c'ero io, l'importante però è inserirmi bene, capire il modulo dell'allenatore, ho avuto tanti contatti con i giocatori dell'Inter, per me è come se fossi al secondo anno e non me ne sia mai andato, i giocatori hanno più voglia di vincere, ogni partita è lievito morte, questo mi piace, questa squadra è ancora più unita di prima. Orfeo, tu che l'hai seguito forse meglio di noi nella scorsa stagione facendo le telecronache del Chelsea. L'anno scorso male, male, anzi voglio essere un po' leggero nella mia valutazione, nel mio giudizio. Male perché è parso un oggetto veramente misterioso, fuori da ogni progetto, Però ti posso fare una domanda su sconsiderato quello che e dici tu? arrivo. Sicuramente l'hai seguito e l'hai visto meglio e più di tutti noi, però alla fine, tirando la riga, i gol li ha fatti. Sì, ha fatto pochi gol, No, ma beh, no, no. non ne ha fatti tanti, però devi anche Beh, no. considerare Ne poi ha fatti tanti contro chi li per ha Lukaku. fatti, in quale Ah, questo è un altro competizione, ormai, discorso. cioè, giocava la Coppa di Lega, cioè giocava nelle competizioni, non che non siano importanti, però contro le avversarie, dove francamente non dico che facciamo gol anche noi, ma poco ci manca. Cioè, il giocatore è veramente stato sconsiderato dall'allenatore, innanzitutto, che forse non lo voleva nemmeno prendere. Cioè, lì l'ha preso la società, lui se l'è trovato lì, ci ha provato da subito, ci ha provato perché le prime partite, io ricordo, partiva sempre titolare, Quindici gol e due assist, che Havertz si sedeva in 34 panchina, lui presenze. giocava Capisci, Orfeo? Se male, uno legge, male, dice male. 15 gol e due assist, 44 presenze, 15 gol e due assist. Cioè, Guarda che lui la titolare descrizione che avrà hai fatto tu, di giocato cui mi fido ovviamente, perché l'hai seguito più di noi, però. ma i numeri non sono sempre, non sono sempre come dire, 15 gol. no, è pure così, cioè, quando si dice poi i giocatori No, ma fanno ci sono gol d'accordo con te, eh? contro il Brighton piuttosto che adesso il primo che mi viene in Sì. mente, ma senza nulla togliere alle qualità del Brighton, che peraltro ha già vinto la prima Ma contro il anche perché Manchester ci seguono United. comunque dalla Cornovaglia in continuazione, quindi anche un po' di Però mi rispetto. sembra comunque fisicamente in forma, No, mentalmente però quello che dico io, carico. Orfeo, cioè giustamente prima, nella trasmissione di prima con Andrea, abbiamo dipinto come una grande stagione, come è la realtà, perché è stato determinante, a me lo, cioè, figurati, di Leao che ha fatto 13 gol. Qui tu cioè, stai No, 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 distruggendo ma Lukaku, io ricordo. non in generale, l'anno scorso, e Esatto, la fa 15 gol sì. comunque. Avete molto detto? Qua, quante, Cioè, quante. 15, oh. Sì, ho Oh, capito, ma non. 15, No, no, ma. 44 partite, 15 gol. Ho capito, ma ragazzi, lì, Se tu guardi il ruolino di sai quante Lukaku. competizioni fanno? Sì, Cioè, però. non è solo la Premier, loro No, hanno però, diverse competizioni, hanno tre se competizioni tu nel loro guardi il ruolino di campionato Lukaku e nella sua giocano vita. ogni 3 giorni.
ne ha alla fatti fine pochi, qualche presenza l'ha fatta, doveva farla, quindi, perché necessariamente nel giro del turnover ci stava anche lui, ma titolare le prime partite e poi poco, niente, e faceva anche dei gol abbastanza, credimi, scontati, no, cioè, mi fido. Da vedere, poverino, se, era imbarazzante, perché poi aveva sempre da opposto, se avesse fatto bene il Chelsea l'avrebbe tenuto, aveva sempre giusto il mento che toccava che a terra, non ha mai avuto nessun genere di rapporto con il suo allenatore, mai. E questa cosa è un errore suo, ma anche del Chelsea, che ha speso 115 milioni per un giocatore, certo, che evidentemente non era, certo, quello che voleva. Certo che non è colpa sua. Nonostante tutto, due gol li ha fatti, quindi la cosa più probabile è che ti aspetti, torna laddove lui vuole giocare, nel posto dove ha fatto bene, te lo immagini che possa essere... Lo dico purtroppo, purtroppo la Milanista di Federica, 15 gol nella brutta stagione in Premier League, sì, l'equivalente sono 30 in Italia, però, Federica, se ti chiede, se mi chiede come è andato l'anno scorso, io ti dico malissimo per quello che ho visto. Infatti, la mia domanda è, perché malissimo, ma comunque 15 gol li ha fatti. Il contesto non era il contesto adatto a lui. Perché... Ma tu pensi che quest'anno possa far bene? Perché in tanti poi mi dicono, ma sai, non c'è Conte, lui ha dato il meglio di sé con ma no, Conte. Ma quello no. Qui si tratta solo di metterlo nelle condizioni, un po' sulla falsa riga di quello che ha fatto Antonio Conte, cioè di valorizzarlo. Cioè lui se deve giocare spalle alla porta, dove c'è densità, negli ultimi 25 metri, non ha grandi piedi, tecnicamente non è... Porta, secondo te? Come? Non sa giocare spalle alla porta. Aspettate, fatemi andare anche da Giordano. No, allora se vogliamo andare nei dettagli, andiamo nei dettagli. Allora se vogliamo articolare la questione. Io credo che se gli arriva una palla a spalle alla porta, prima di portargliela via... No, ma ho precisato. Non ha grandi piedi. No, spalle alla porta, laddove c'è densità, lui fa fatica a girarsi perché ha bisogno degli spazi. No, secondo me allarga un braccio. Mi taccio. Fatemi andare da Giordano che vuole intervenire da prima. Giordano. Mi taccio. L'esempio che ha portato adesso Orfeo è Juventus Chelsea. Spalle alla porta, l'hanno chiuso a tenaglia in due, in mezzo, non ha visto una palla in 90 minuti. Allora, attenzione, stiamo parlando di un grande giocatore, ma il dubbio che molti hanno nella testa è questo. Conte gli dava tantissimo campo, lui dove c'è tanto più che campo, il dubbio, la speranza, diciamo, nel tuo caso. Anche la speranza, Fabrizio. Certo, dove Conte gli dava tantissimo campo e lui è devastante. Invece Zaghi, no, tu adesso faccio di tutto per metterti in difficoltà. No, ma chi ha detto questo? Scusami, ma ho detto prima che Fabrizio, si tratta solo di valorizzarlo per quello che è capace. Ma secondo voi adesso Inzaghi dice, mi rifai la domanda e mi dici, ma come, adesso non è capace di giocare a spalla alla porta? No, un momento, articoliamo l'argomento, se vogliamo entrare nel dettaglio. Certo che se gioca a spalla alla porta, a centrocampo, laddove ci sono 30 metri di campo, non ce n'è per nessuno, è devastante, questo sì. Invece ti dico che quando c'è della densità a spalla alla porta, io lo vi... campo spalle alla porta. Perché dovrebbe giocare a metà campo spalle alla porta? Fabrizio, scusa. È una delle sue peculiarità. Lui ha fatto benissimo. A metà campo spalle alla porta. Cos'è? No, io su questo... Giordano, vai! Scusate, il gioco di Conte era ma aspettare un attimo l'avversario e poi colpirlo, ma colpirlo con 50 metri di campo. Ma cos'è? Il Chelsea invece domina la partita, la domina, è sempre nell'area avversaria il Chelsea, e quindi lui aveva meno spazio, aveva meno palloni, lui non è tecnicamente veramente dotatissimo, tecnicamente domina la partita, aveva meno palloni, è devastante lui. Ragazzi, se poi dopo volete dire ha fatto una grandissima stagione l'anno scorso, così come allo United, non era titolare. Abbiamo esattamente detto l'opposto, che nella stagione dove ha fatto schifo, perché ha fatto schifo, giocando malissimo, essendo non sopportato dal suo allenatore, mal visto pure dai tifosi, in quella stagione lì, allora, orrenda, ha fatto 15 gol. Ok, allora visto che la metti sul piano tecnico e ne sai, spiegami perché ha fatto male l'anno scorso. Perché non dirmi perché l'allenatore non lo vedeva. Guarda, non parlo più, intanto c'è da fare un discorso. Però se finisci, no, che finisci, poi c'è il ancora. Quando riesci.
finisco, me ne date la possibilità, magari finisco. Beh, è stato un sorriso, però forse non è il caso. Dicevo, intanto bisogna fare un discorso. Questo, Raffaello, vale per Lukaku e vale anche per Pogba. Cioè, e che c'entra adesso? Dico, certo che quando sì. Quando io cioè, dico che Pogba è un centrocampista da Premier League che in Italia gioca in ciabatte, vale uguale per Lukaku. Lukaku è un attaccante della Premier League che in Italia gioca in ciabatte. Sono... Perché dobbiamo metterci in testa che la Premier League è più molto più difficile, certo, molto certo, più competitiva del campionato italiano. Questo dobbiamo mettere in testa e vale per tutti i giocatori. Certo. Milan, Inter, Juve, Foggia, tutti certo, i giocatori. Certo. Tomori, Chelsea, riserva, Milan, titolare inamovibile. Ma possiamo fare gli esempi, possiamo fare tutti così. Quindi lui fa un downgrade perché viene a giocare in un campionato più scarso, quello italiano. Vale per Pogba e vale per Lukaku. Lukaku l'anno scorso ha fatto 15 gol in un'annata brutta in un campionato difficile. Io ho il timore, la paura, il terrore che Lukaku, ritornando in Italia, ritorni a fare i gol che faceva 2 anni fa. Ho questo terrore. Da sottoscrivere, questo, sicuro. Però sicuro. Può essere di no. Sicuro. Però no, può essere, no, di, no. Lui però può essere di no. No, no, dico, può essere di no, perché ci sono tantissime variabili. Secondo me Conte era l'allenatore che quell'anno lì era il più forte in Italia, adesso Conte non c'è, quindi sicuramente Conte esaltava il modo di giocare di Lukaku, gli si appoggiava, tutto quello che vuoi, è giusto. Questo è un discorso relativo, diciamo, una stagione bene, l'altra stagione non bene, facciamo una valutazione. Adesso però voi, io ho sentito parlare sia te sia Giordano delle qualità tecniche di Lukaku, e Lukaku purtroppo è un attaccante completo, è un attaccante che lo butti nello spazio, ti porta sulla squadra per 50 metri, si attacca addosso due giocatori e sicuramente si esalta. Queste sono altre abilità. No, lo butti, no, certo. Queste sono altre abilità. Si esalta quando lo butti nello spa. Se la mettiamo dal punto di vista della velocità, della forza fisica, della struttura. Io ho detto che sicuramente Lukaku si esalta quando lo fai giocare in quel modo lì. Ma ti dico, purtroppo, io ho visto i gol di Lukaku e lui ne fa tanti anche da dentro l'area. Quando si fa battere la palla addosso e non gliela porti via. Perché tu hai il ricordo del nostro campionato, ma quelli tornerà a farli sicuramente ancora. Qua deve giocare. In Italia purtroppo deve giocare. Io ho risposto all'osservazione di Federica. Però, giocatore hai visto l'anno scorso? Però, e io ho visto un giocatore che ha fatto male. Sono d'accordo che gioco con il Liverpool e ho cercato di motivarne le ragioni. Poi se non siete d'accordo va bene così. Il campionato australiano potrebbe avere dei problemi in effetti. Però gioca qua. No, però il discorso è che giocatore vi aspetta. Era un modo di sviare l'argomento. Cioè, Federica, hai un secondo di pazienza, ma io dico con amarezza perché va all'Inter, ma prendi per cortesia il tabellino della vita di Romelu Lukaku, che gioca tra i professionisti da quando ha 16 anni. Ma chi mette in discussione questo? Di cosa stiamo parlando? Stiamo dibattendo su un argomento proposto da Federica. Che giocatore hai visto l'anno scorso? Ho sentito dire sia a te sia a Giordano la seguente frase. No, voi state sviando la cosa, allora, avete messo la freccia su un argomento completamente diverso, siamo tutti d'accordo, Orfeo, perché poi ci volete far Giordano, passare... No. È un giocatore da 274 gol in carriera. No, ma fai vedere il mulino per cortesia, Bolognese deve schiacciare un pulsante, stasera Bolognese un pulsante deve schiacciare, uno deve schiacciare... Quello della macchinetta del caffè, tra l'altro. Sì, aspetta e spera. Prima, sia Orfeo sia Mischi, da Antib, hanno detto... Lukaku ha dei limiti tecnici e a me sinceramente si è venuto per la pelle d'oca, perché se Lukaku ha dei limiti tecnici, tutti gli altri attaccanti di Serie A che cosa fanno? No. Così avete detto voi. È così. Sì, certo che l'ho detto, ma io sono detto voi. Ma ne sono molto convinto anche di quello che ho detto. Ma è peggio ancora, allora. No, magari è peggio. Antibro, no. No, no, è magari Antibro, è peggio quello che pensi tu. Io difendo la mia posizione. Con lei li ha fatti anche nel Belgio una partita. Sì. Non solo in Italia. Va bene. Fate parlare anche... Allora, questi sono i numeri di Lukaku, la carriera di Lukaku. La vediamo in Premier League tra alti e bassi e tutto il resto. Di gol ne ha fatti 121. Là dove ha fatto male. 274 gol, 87 assist in carriera. I numeri nazionali sono questi, eccolo qui: 102 presenze con il Belgio, 68 gol. Stiamo parlando di un giocatore che ha fatto 274 gol del 93 e voi mi dite limitato. Ragazzi, io impazzisco, veramente. Non è che impazzisci, sei già andato. Perché forse non avete capito. No, ma non avete ascoltato. Cioè, le mie parole le avete stravolte. Hai limitato tecnicamente. Lukaku, l'unico vero limite che può avere in questo momento è legato alla sua struttura fisica, che è una struttura fisica imponente. Avete fatto arrabbiare lo Zanfornino. Ed è un giocatore che ha bisogno di un po' per entrare in forma. In questo momento Lukaku non è in forma al 100%, e questo è chiaro.
perché avrà un paio di chili di troppo, perché ha bisogno di... Questa è l'unica cosa che secondo me, nel momento in cui lui è a posto, è uno dei pochi giocatori che ha tutto. Io l'ho visto, io in premio, io ho detto al tiro limiti di tecnici testa per quel campionato a certe condizioni, è prevalentemente monopiede, quindi ha sempre ha fatto vedere, incredibile, ma non l'ha fatto vedere. Dai, ma però se no, veramente me l'avete definito giocatore completo, mi sembrava fossimo di fronte a Maradona, cioè voglio dire... Ma 274 gol, ne del 93! Ma cosa bisogna dire allora di chi ne ha fatti 850, che è fortissimo! Di Cristiano Ronaldo! Ma certo, ma... E allora? Chi è quello scemo che dice che non è forte Ronaldo? Ma chi è? Trovi uno scemo che vi dice che non è forte Ronaldo! No, ma anche di altri che ne hanno fatti un centinaio... Ma capito io! Ma Immobile ne ha fatti quanti, Immobile? Però è sempre... È scarso, è scarso! E com'è scarso? Ma ragazzi, ma c'è uno che fa 274 gol ed è il 93. Vabbè, allora forse sei l'unico che lo ha difeso il Ciro Immobile, sei l'unico, no, forse, Lukaku, perché gli altri lo attaccano sempre, no? Questo per dirti. Ma un centravanti, cioè, un centravanti. Giordano Mischi, fatemi andare gol, da lui. Adesso Giordano... non vedo, neanche Immobile va bene. Ho capito. 30 con la campionata. No, tutt'altro, tutt'altro. Adesso Giordano Mischi, dal, vai. Nessuno ha detto che l'Inter non ha fatto... No, tu hai detto ha dei limiti tecnici, Antib. Hai detto che ha dei limiti tecnici. Hai detto tu. E ti confermo ciò che ti ho detto, però va argomentato. Bravo. Sentiamo, Antib. No, io però la domanda... Aspetta. Aspetta. Giordano, scusami, io gliela ripropongo a loro, che dicono sì, ha fatto male, ha fatto 15 gol. 15 gol ha fatto, ok? 15 gol ne ha fatti di più Pinamonti. Vabbè, comunque ha fatto 15 gol. Spiegatemi voi perché chi ha fatto male. Chi è il giocatore della Juve che ha fatto 15 gol l'anno scorso? E che c'entra? No, ma voi ha una domanda, mi rispondete sempre con una domanda. Ma argomentate le vostre ragioni, no? Intanto scusatemi, da casa scrivono: per la prima volta non sono d'accordo con Biasin, se tornando in Italia il giocatore ha avuto un downgrade è perché evidentemente questo è il suo livello. Zanforlin ha ragione tutta la vita. Ma no, io guarda, ti dico, io credo che lui l'anno scorso soprattutto abbia pagato dal punto di vista della testa, cioè in realtà il Chelsea non voleva quel tipo di giocatore. E lui è andato là dicendo spacco tutto, faccio vedere eccetera eccetera, dopo due settimane ha capito che non era il suo ambiente. In un ambiente dove lui si sente esaltato, ecco diciamo così, al Tottenham, sempre Premier, con Antonio Conte in panchina, faceva le stesse cose che ha fatto all'Inter. Non lo so questo Fabrizio, perché giocare in Premier League è una cosa, giocare in Serie A è un'altra cosa. Sì, ma non è che in Premier League ha fatto 100 e sì, passa no, gol. No, dico, però di sicuro lui ha più facilità a giocare in Italia perché è un livello più basso, ma ci sta. È normale questo. In Italia era il dominatore incontrastato del campionato quando ha giocato. In Premier League no, cioè ci sono attaccanti più forti di lui. Sì, sì, ma questo è senza problemi, altrimenti se lo sarebbero tenuto o altrimenti probabilmente sì, sarebbe andato in un'altra squadra di Premier. Andava da un'altra parte, questo è certo. Dopodiché io credo che per la nostra serie, adesso io può succedere qualunque cosa, magari farà zero gol e saremo qua tutti a dire. Io credo che l'Inter abbia fatto una cosa che andava fatta, si apre uno spiraglio per prendere un giocatore a quelle condizioni, no, perché tanti dicono avete investito 10 milioni più l'ingaggio, sono un sacco, no, di ma adesso soldi. Facciamo un giochino, scherzando. Tanto Federica però, non sa cosa facciamo un giochino. C'è da dire, io torno a dar ragione, sostengo Orfeo, tu sei la conduttrice, dove stai a super parte. I suoi 121 gol in Premier League, di tanti gol li aveva fatti anche poi all'Everton, quando poi è stato vale. Preso l'Everton, sì, l'Everton ma era giovanissimo, squadra. È stato poi preso dal Manchester vale, United l'Everton. E non ha fatto non tutti vale. Quei gol che aveva fatto prima. E stessa cosa al Chelsea, non è andato benissimo. Poi per me Lukaku è fortissimo. Facciamo un giochino, arriviamo in quanti anni ha fatto 120, così per la curiosità. Lui è del 93, gioca dai professionisti da quando ha 16 anni, 93, e vuol dire che ce n'ha 29. Cioè, stiamo parlando da 20 minuti per dire che Lukaku non è un giocatore forte. No, ma facciamo un giochino. Io ho detto che non è un giocatore forte. Una alla volta, sì. Roba incredibile. Allora, facciamo un giochino. Ditemi, secondo voi, quali Guarda. Sono l'anno prossimo in Serie A sì. tre attaccanti che sicuramente fanno 15 gol? Allora, lo facciamo dopo la pubblicità. Il giochino, poi sento anche Giordano che voleva intervenire da almeno 10 minuti e non lo fate parlare. A tra poco. Ciao, Antib.